Io ho 20 anni che abito in questo quartiere e le problematiche sono tante, sia per la solitudine degli anziani, per il fatto che comunque in questo quartiere sono state posizionate una buona parte di case popolari. Molte problematiche diverse sono state un po' ghettizzate in questa zona. La speranza è da questo ghetto far nascere comunque una comunità più attiva, far conoscere le persone. Quando qualcuno propone qualcosa tutti pensano quale sarà il suo vantaggio, cosa gli tornerà in tasca, perché lo sta facendo, dove mi fregano. Si è perso il concetto del vicino di casa. E piano piano, molto, molto lentamente però, si riesce invece a fondare una comunità di persone che hanno il valore comune, che è proprio quello di conoscersi, di stare assieme. L'idea comunque di tirarli fuori da casa e creare un punto dove possono incontrarsi e conoscersi è uno degli obiettivi sia dei laboratori che del circolo. Il progetto Sant'Agabio Resiliente è un progetto presentato a un bando di Fondazione Carico. Abbiamo pensato di provare a costruire una comunità resiliente qui nel quartiere di Sant'Agabio. Il quartiere di Sant'Agabio è un quartiere di Novara, caratterizzato da una percentuale molto alta di immigrati e qualche problema, non gigantesco, ma qualche problema di beni comuni, di qualche vandalismo, l'abbandono dei rifiuti, la qualità della raccolta differenziata e poi il fatto che la gente vive qui come dormitorio. Volevamo creare invece una sua autonomia e una capacità di essere più resilienti, cioè capaci di affrontare i cambiamenti. Cambiamenti che sono vistosi qui, perché questo è un quartiere che è posizionato di fianco alla zona industriale e al polo chimico di Novara, con le chiusure sono state tante e almeno metà dell'area industriale adesso è dismessa. Da questo progetto, che è durato 2 anni, è nata un'associazione che si chiama Savore, che significa Sant'Agabio Volontari Resilienti, e che eredita l'attività di questo progetto. Il progetto di Sant'Agabio Resiliente e le iniziative di Savore sono tutte basate sul fatto non ci facciamo le nostre cose, ma le facciamo assieme agli altri. Abbiamo cominciato lavorando su diversi settori, uno sulla scuola, diverse lezioni, incontri, giochi. Un altro argomento ovviamente è quello dei rifiuti, sia per limitare gli abbandoni, sia per migliorare la raccolta differenziata. C'era la parte di alimentazione, sia nel senso di fare degli orti, di imparare a coltivare, di autoprodurre le cose, sia anche nel senso di autoprodurre, che so io, il pane, le conserve. Gli spazi che abbiamo a disposizione per le nostre attività sono una parte dove svolgiamo tutti i laboratori, strutturata come un'aula, perché si fanno anche delle lezioni di arabo, piuttosto che laboratori che vanno dal riciclo creativo al cucito, piuttosto che al recupero comunque di cose che altrimenti andrebbero buttate. Come utenze per i nostri laboratori abbiamo diversi tipi, abbiamo sia gli adulti che fanno il laboratorio di arti pittoriche, che magari sono persone che sono andate in pensione da poco e hanno del tempo libero da dedicare, poi abbiamo anche i laboratori fatti con le ragazzine dell'associazione Down di Novara e i bambini. Abbiamo dei laboratori creativi con i bambini che tengo io, e ho questa passione per tutto ciò che è creatività. Abbiamo fatto dei laboratori tipo col collage. Tantissimi bambini, perché oltre a questi laboratori sono queste scuole tenute dalle associazioni di stranieri. Questo coinvolge poi immediatamente anche i loro genitori. Molti giovani che vengono perché hanno tempo, hanno voglia per partecipare o per insegnare come dopo scuola, e tantissimi pensionati, sono loro che si occupano degli orti, sono loro che si occupano della biblioteca, sono loro che si occupano di tantissime delle cose che facciamo. Per me l'Italia che cambia è proprio questa sulle relazioni con le persone. Riuscire ad avere delle relazioni umane con un set di valori, un insieme di cose importanti. Imparare a autorisolverseli i problemi e riuscendo ad aiutare se stessi hai la possibilità di aiutare anche gli altri, di fare qualcosa per gli altri. Il cambiamento deve partire prima di tutto da se stessi. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.